Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ed episodio della serie di Genshin Impact. Buon mercoledì per voi. E vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, attivate le notifiche sulla campanellina per essere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video ed episodio della serie di Genshin Impact, soprattutto, e Minecraft. E niente, andiamo a questo episodio. Guardate che bello che Xiao, non smetterò mai di dirlo. Dobbiamo fare fondamentalmente due cose. La prima è tentare di pullare Tartaglia, ok? Allora, guardando la cronologia delle summon, qui ne ho 3, 3, 6, 7, 8, 9 e poi avevo trovato Xiao, ok? Quindi, facendo un conto, 9 più 70 fa 79 summon dall'ultimo 5 stelle. Quindi, essendo dentro il range della 76esima summon, abbiamo buone probabilità di trovare Tartaglia. Ci proviamo, speriamo. E anche di riuscire a beccare Rosaria 4 stelle. Quindi direi di cominciare con i 10 desideri alla volta. Via! Sperando di trovarlo prima del... Dai, Rosaria, Rosaria, dai, sei tu. Porcheria, porcheria, porcheria. Spada, ok. No, spadone in realtà. No, sono schifo. Spada, schifo, schifo. Ah no, era la spada, lol. Vabbè, lo spadone. Se non sbaglio lo sta usando qualcuno dei miei personaggi, non ricordo quale. Va bene, avanti con altri 10 summon. Dai, 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 Rosaria, vieni. Schifo, schifo. No, Barbara, non mi serve. Ovviamente è l'unica della summon. Tutto il resto, tutte schifezze. Vabbè, Barbarella, non mi serve a niente. Vai con altre 10. Sono qui, sì, ogni 10 mi sale l'ansia sempre di più. Guarda un fish a tuo giro. Rosaria invece! Grande! Ho trovato Rosaria! Fantastico! Ora mi manca solo Diona come 4 stelle. Che avevo perso nell'altro banner e non sono riuscito a trovarla. Accidenti. Vabbè. Però almeno sono contento, ho trovato uno nei miei due obiettivi. Eccola qua, Rosaria. Guardate che bella. Darchetto, suora darchettona. Ci sta un sacco. Poi abbiamo le sue costellazioni, talenti e il profilo qui. Attributi. No, ok, per adesso non me li fa vedere. Ok, va bene. Primo obiettivo ce lo siamo portato a casa. Vai con la prossima summon. E niente, e niente, niente Tartaglia. Va bene, dai, ne abbiamo ancora. Portiamo pazienza. Ok, arma inutile. Un'altra Barbarella, dai, che schifo. Non mi serve a niente. Vabbè, abbiamo trovato Barbarella e un'altra arma 4 stelle, che tra l'altro l'orb non mi serve proprio a niente. Vabbè. Dai, altre 10 summon. E niente, niente, niente. Vediamo un po' cosa viene fuori. Rosaria C1, ragazzi. Non penso ci sia niente altro di buono. Tutte scartine. Va bene, va bene. Abbiamo fatto anche Rosaria C1. No. Piuttosto di Fischl, guarda. Mi va benissimo. Niente, 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 niente. Lion's Rod. Una spada 4 stelle che non avevo.
Adesso andiamo a dare un'occhiata. Adesso sono tutte porcherie. Anche il libro no. Ok, non è sotto questa lì. Va bene, se va bene. Se non trovavo un Fischl non ero contento. C'è l'avrò C5, tipo, non lo so. Lion's Rod, eccola qua. Attacco percentuale, attacco base 2, 42. Ma me la segna come già. Ah no, ok, come nuova, infatti. Bene. Le ultime 10, ti prego, Tattaglia, ti prego, 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 no! E niente, il mio sogno di Tartaglia è andato in franto per colpa di... Chi è che infrange il mio sogno di Tartaglia? Un libro del cazzo. No, ancora Barbara! Dico che ce l'ho C6, ma C4 sicuramente. Dai, no, 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 posso... Quante me ne vengono? Quante me ne mancano per farne una summon da 10? Me ne mancano 8, dai. Ne shoppo 8, dai. Ci provo l'ultima volta. Tanto questi non li uso mai, quindi... Dai. Dai, Tartaglia, per favore. Per favore, vieni fuori, Tartaglia, Tartaglia. Tartaglia! Ho fatto bene, tra l'altro era la prima, quindi potevo anche non usare le robe da comprare, però ho trovato Tartaglia, ragazzi. Edione! Non ci credo, Fiori, Tartaglia e Edione, ho tutti i 4 stelle adesso. Grandissimo, ragazzi, questo episodio è meraviglioso, direi che potrebbe addirittura chiudersi qui perché... Prima guardiamo Diona. Guardatela. Piccolina. Sì. Fantastico. E di qua il nostro mito, il mio mito, il grande Child. Detto Tartaglia, anzi Tartaglia, detto Child. Bellissimo. Sono super mega eccitato e felice di aver trovato tutto. Tutto. Cioè, tutto quello che potevo volere l'ho trovato, ragazzi. Abbiamo l'ennesimo, 2, 3, 4, il mio quinto 5 stelle, Tartaglia. Poi abbiamo trovato Rosaria, 4 stelle nuovo. E Diona, l'ultimo 4 stelle che mi mancava. In più abbiamo anche un paio di costellazioni da mettere. Quindi mettiamo la prima a Rosaria. Facciamo il giretto così. Tanto dopo metto io tutto. Eccola qua, prima costellazione. Vai. Ottimo. Poi andiamo con Barbara. Quante costellazioni siamo? Ah, C3, vabbè, avevo detto C5 o 10, 4. L'ho trovata solo due volte. No, ne ho ancora due. Ce l'ho C5, Fioi. Barbara C5. Ok, non mi serviva, però ok. E andiamo da Fischl che diventa C4. Va bene, va bene. Va a finire che Barbara diventa il primo personaggio C6, che è già C5. E posso portare su... Ho qualcosa? No, ho consumato tutto. Però vabbè, direi che posso comunque usarli per portarmi su Tartaglia. Cominciare a portare su Tartaglia. Qui direttamente in video posso già fargli fare un'ascensione? Sì, e ora gliela facciamo subito. E portiamo avanti anche gli altri qui. Posso farlo? Sì, dovrei averne a sufficienza per portarli tutti al 20. Vai. E usiamo questo così da non sprecare punti esperienza. Tu puoi salire? Sì, bella. Ottimo. E ci portiamo a casa anche la summon gratuita sua e anche quella di Tartaglia che non ho preso prima. Ottimo. E portiamo su anche Rosaria al 20 a sto punto. Là, intanto possiamo farlo. Noi lo facciamo.
Come avete visto dall'elenco dei personaggi, li ho già anche portati. Ne ho portati diversi all'80 ed erano tutti dal livello 50 in su. Perché questo, come ripeto, è il mio obiettivo, è portarli per ora tutti all'80 e poi fare talenti e quant'altro. Bene, la sua l'abbiamo presa, sì. Ok, dopo scali in ghiaccio. A parte farmi il boss di ghiaccio per Diona, poi ho finito. E lo stesso anche tu, scali in ghiaccio ovviamente. Mentre Tartaglia va con, esatto, quello d'acqua che è un po' rognoso da farmare. Però per il resto ho tutte le risorse. Fantastico. Fantastico, davvero eccezionale. Direi di mettermeli già in squadra. Party setup, tanto per farli vedere. Quindi facciamo una squadra per farli vedere. Ecco, quindi mettiamo tac, qui mettiamo Tartaglia, ma Switch, ci qui ktabirete da mettiamo dokoro da? Rosaria e qui Sassa to mettiamo katasukeru wa yo. Diona. Adesso li vediamo tutti, così abbiamo una squadrona. Eh sì, però se non switcho le squadre non funziona. Dalpi. Ok. Quindi Yana abbiamo koto il omoi nostro dashite bellissimo shimatta. Xiao, seguito dal bellissimo Tartaglia, che per ora ha un arco schifoso, ma dovrei avere qualcosa di buono, poi vediamo. Poi abbiamo Rosaria, anche qui dovrei avere una lancia decente da dargli. E poi abbiamo la piccola Diona, che anche lei va di arco, non so se ha abbastanza archi, beh, poi vediamo, insomma. Bene, allora, siamo in questa zona per fare una cosa di un evento, ovvero quello acquatico. Ci serve questo. E volevo fargli vedere anche questa cosa prima di chiudere il video. Quindi scendiamo giù verso terra. Guardate che carino che è il pet quando riusciremo ad ottenerlo. Mi piace tantissimo. Adoro questa cosa che abbiano aggiunto i pet e speravo tanto ne aggiungessero un altro rapidamente e così hanno fatto. I pet sono una cosa bellissima. Allora, in teoria, se non vado, eccole là, eccone uno. Allora, basta attivare. Beh, intanto mi mettete il pet, insomma, lo attivate. E poi dopo andate a giocare a Pokémon Go su Genshin. No, ho sbagliato perché ho fatto così. Aiuto. E andate a catturare quelli che sono i mostri che genera il boss d'acqua per l'evento. Ha anche una gittata piuttosto lunga, potete evitare anche di combattere contro roba fastidiosa. Ok, via. Perché se iniziate a combattere ovviamente smette di esserci l'omino. Allora, vediamo un po', torniamo verso il lato di qua. Che stranamente ne ho visti pochi, dovrebbero essercene molti di più. Forse perché la zona è parecchio grande e quindi non ce ne sono tanti in questo punto qui. Andiamo avanti, perché vedete la mappa è abbastanza grande la zona dove trovare quelli di questo giro. Certo, non ce n'è uno solo, ce ne sono parecchi, non solo da catturare, ma anche di zone poi che hanno appunto questi qui da catturare. Ecco qua, ecco, tipo adesso ne vedete molti di più. Si attaccano anche, non tutti, però. No, perché è qui? No! Ikuzo! Allora, tantara, no, 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 no. Ok, perfetto. E anche te. Ok, dai, dai, acchiappiamoli tutti. Ok. Non ci sei tu, aspetta un secondo. Perfetto. Ho preso anche lui, e qua non c'è nessun altro, torniamo indietro. Ma perché non si sono presi? Forse perché devo aspettare che se ne prenda uno alla volta. Ok. E adesso siamo al 60%.
c'è l'indicatore in alto a sinistra sotto le scritte. Ok, 73. Traversiamo qui l'acqua e prendiamo subito lui che è congelato. Yeah. Oh, una cassa! Non sapevo che fosse una cassa, va bene, dopo la prendo. E no, ho sbagliato. Non capisce. Dauci. Ok, 86, vediamo se con questo bandito ce n'è ancora. No, cioè non deve essere a nulla altro. E non vedo. Anzi, forse l'ho visto. Eh sì, è lì in mezzo, accidenti. No, eh sì, sapevo io. Mi sono accorto dopo che era troppo profondo, accidentino. Accidentaccio al destino di Bonaccio. Beh, adesso posso andarci lo stesso. Che se è più profondo, che comunque ne ho di stamina. Vai. Vediamo se riesco a non farmi attaccare da tutti. No. Questa zona qui, quindi andiamo a prenderci tra l'altro il coso mensile delle 50 summon, così salgo col battle pass. Ecco, 1, 2, perfetto. E andiamo a prenderci anche le ricompense, no, di questo evento qui, 60 primo gem, una goccia e dei soldi. Ottimo. E la goccia ci serve per l'evento suo qui da combattere. In caso farò un video a parte, lo metterò in coda al prossimo episodio. Se lo faccio la settimana prossima, due giorni, vabbè. Comunque è un combattimento con un maiale più piccolino. Poi veniamo. Bene ragazzi, per questo video è tutto, vi ringrazio tantissimo per la visione, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video, in un prossimo episodio della serie di Genshin Impact. Eva Tartaria!